E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Come abbiamo fatto nel video con le cassette, andiamo a concludere l'anno con un po' i calcoli spicci di quello che è stato il progetto patate che abbiamo lanciato, credo, a febbraio dell'anno scorso. Abbiamo preso uno dei terreni di Christian, molto grandi, secondo me eravamo quasi sui 4.000 metri quadri, e siamo andati a comprare delle patate e abbiamo detto: è il primo anno che si fanno patate, proviamo a fare patate, vedere che cosa ne esce. Oggi ho qua segnati tutti i costi che ci sono state, le ore lavorate, quindi concimi, trattamenti, acqua, dare da bere, eccetera, 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 e i calcoli di quello che è stato venduto con il ricavo totale o meno. Credo che sperimentare e fare questi esperimenti, quindi investire un tot di soldi, un tot di ore anche di lavoro, e affidarmi a persone competenti e vedere se può funzionare, se può esserci un business, se può produrre abbastanza per dopo passare in grande scala a certi ortaggi, sia la soluzione migliore. È quello che hanno sempre fatto i nostri amici contadini. Di sicuro qualcheduno di voi che ha più esperienza di me può storcere il naso, però non siamo tutti tuttologi e credo che finché non ci mettiamo le mani in pasta, finché non tentiamo, bah, molto difficile. Questi video vogliono essere anche un po' questo aiuto a dire: guarda, io ho speso questo, questo, questo. Arriviamo quindi ai calcoli. Abbiamo speso 930 euro di patate quando siamo andati a comprarle. Erano patate da semi, siamo andati a fare, abbiamo fatto tutto il video, molto bello, molto carino, quindi 900 euro già spesi prima ancora di seminarle. Abbiamo usato circa, sono costati tra concimi e trattamenti da fare, non abbiamo quantificato l'acqua, ne parliamo dopo, 100 euro di concimi, ore lavorate in due, quindi abbiamo sommato le mie ore e quelle di Cristian, quindi preparazione del terreno, varie, quindi c'è stata l'aratura, la ripuntatura, secondo me, no, lì abbiamo fatto la ripuntatura che abbiamo fatto, abbiamo fresato il terreno, abbiamo seminato le patate, tutti i trattamenti, dare da bere, non tenendo conto della raccolta che è stata sfasata, perché se vi ricordate ci siamo fatti aiutare dal gruppo scout, non tenendo quindi conto della raccolta, in due abbiamo fatto 45 ore. Le ore maggiori le ho fatte io e sono state 25. 25 io e 20 Christian. Probabilmente c'è qualche ora in più perché non le abbiamo calcolate proprio alla perfezione, abbiamo fatto poi conti spannometrici un po' aggiornate, e chi lavora la terra sa che non è che puoi stare lì a controllare ogni quarto d'ora che vai lì. Però più o meno è interessante capire quanto è venuto a costare anche per prezzare un po' il nostro lavoro. Prima di passare alla parte di vendita, quindi facciamo un breve calcolo. Sappiamo che abbiamo speso 1000 euro tra concime, trattamenti, patate, eccetera, eccetera, e 45 ore di lavoro. Anche lì, dopo, ognuno di noi può prezzare l'ora di lavoro come meglio crede. Può metterci 8 euro all'ora. Noi, per semplicità, puramente per semplicità, andiamo a prezzarlo a 10 euro all'ora, quindi facciamo 450 euro in due. Questo per rendere molto semplici i prezzi. Quindi partiamo da un 1450 euro, non tenendo conto poi di tasse, eccetera, 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 che anche quelle sono da tenere conto, però almeno per avere un'idea. Ora arriviamo noi, abbiamo raccolto in totale circa 3.200 kg. Dai 1.000 iniziali sono stati molto bassi, ve lo dico molto francamente. Questo è stato dato dal fatto che dove abbiamo fatto tutta la coltivazione, la terra era molto argillosa. Di questo abbiamo beneficiato nel gusto, perché il gusto era pazzesco. Dall'altra parte le patate sono rimaste più piccole, insomma non sono uscite grosse. Anche lì, volessimo incominciarlo a fare su larga scala, sarebbe il caso di portare della sabbia e mischiare il terreno, appunto, per renderlo un attimino più sfarinato, soffice. Abbiamo avuto dei grossi problemi col tempo. Sino a giugno è andato tutto bene, da giugno in poi abbiamo avuto due grossi problemi. Siccità, non avevamo più acqua, perché l'acqua serviva ai campi da dare a Christian, e per quello che non l'ho calcolata come costo, perché farei fatica a capire
col consorzio quanta acqua abbiamo preso, non preso, eccetera, eccetera. Fatto è che doveva dirigere tutta l'acqua che aveva nei campi nelle ore che aveva, perché era pazzesca la siccità che c'è stata. Ne abbiamo parlato di questo. Abbiamo usato anche una tanica, un serbatoio grosso dell'Emiliana Serbatoi, ma non bastava. Perché eravamo tanto estesi, soprattutto faceva caldo, si moriva di caldo e non pioveva. Grosso secondo problema è stata la dorifera. Io non ho mai avuto problemi di dorifera, anche perché, oddio, magari attacca le melanzane, però insomma, io la dorifera non ho mai fatto un trattamento in tutta la mia vita. Porco cane, la dorifera ha devastato parte, grossa parte comunque delle patate. C'erano delle macchie proprio del terreno che, per quanto abbiamo fatto il trattamento, siamo arrivati un po' tardi. Insomma, non è stata una roba così insomma, da considerare meglio. Quindi queste due sono state due grosse pecche che abbiamo avuto. Ci sono state altre pecche che sono state quelle della raccolta. Non avevamo un materiale, un attrezzo adeguato per raccoglierle, secondo me ne abbiamo lasciate troppe a terra. La raccolta così a mano non è stata ottimizzata. Probabilmente abbiamo perso quasi 1000 kg in campo non raccogliendole. Quindi, sommando un po' tutte queste cose qua, si può fare molto ma molto meglio. È stato anche molto prezioso l'aiuto che mi avete dato e ci avete dato durante i consigli, durante i video, qualcuno di voi che era molto più esperto di noi. Comunque, arriviamo quindi alle vendite. Abbiamo fatto 3000 kg di patate raccolte, ne avevamo più o meno messi circa 800, non eravamo riusciti a seminarle tutte, non le avevamo spezzate perché non c'eravamo stati con quei tempi, quindi più o meno sappiamo già che il risultato è abbastanza bassettino. Abbiamo 600 kg, siamo riusciti a venderla a 1,50 euro l'uno, perché il problema grosso che ci si è posto è: primo, quando le abbiamo raccolte c'era la luna sbagliata, quindi molte patate hanno germogliato in fretta. Uno dei grossi problemi che abbiamo avuto, che non avevamo considerato, è stato proprio lo stoccaggio. Patate che sono marcite abbastanza velocemente, una parte, quindi abbiamo dovuto buttare via. Patate che, insomma, anche quelle che ho in casa sono andate in fretta a germoglio, probabilmente abbiamo anche sbagliato la luna per raccoglierle, insomma. Siamo riusciti a vendere, poi le abbiamo raccolte ad agosto. Ad agosto chi cazzettone c'è? Nessuno che ti compra le patate, quindi devi aspettare comunque metà settembre. Anche lì, 600 kg, siamo riusciti a venderle a 1,50 euro l'uno, quindi abbiamo portato a casa 900 euro, molto buono secondo me come prezzo. A un certo punto ci siamo guardati in faccia, ci accorgevamo che le patate stavano incominciando a marcire, non avevamo celle frigorifere, anche questo probabilmente è stato un errore da tenere in conto, non avevamo mega taverne, anche lì però le mega taverne faceva troppo caldo, sbagliato l'umidità, non siamo in montagna, eccetera eccetera. Piuttosto di buttarle, le abbiamo vendute in modalità molto in grosso tramite le filiere bio che ha Christian come contatti, le abbiamo portato a casa 30 centesimi al chilo. E questo fa ridere, perché vendendo 2400 kg di patate abbiamo guadagnato 720 euro. 720 euro vuol dire che quel 2400 kg ci hanno portato di meno che i 600 kg piantati. E questa roba un po' ha fatto un po' soffrire. Sostanzialmente, tenendo conto del lordo, abbiamo portato a casa 1620 euro. Tenendo conto che dobbiamo farci stare dentro le tasse, eccetera, eccetera. Noi ci eravamo dati 1450 euro di costi vari, eccetera, eccetera. Non è stato un gran guadagno. Il guadagno qua si faceva, perché si poteva fare, organizzando meglio la rete di vendita, che abbiamo sottovalutato, è stato un problema, è stato un errore, roba che non ho fatto per le cassette, quindi anche lì mi è servita questa roba qua. Altro errore che è stato fatto è appunto il capire lo stoccaggio, che non avevo pensato, e invece è stato un errore che non abbiamo fatto con le cassette. Insomma, ragazzi, si cresce. Stare in agricoltura e fare qualche soldino in agricoltura è possibile, senza nessun problema. Tra parentesi, non abbiamo tenuto conto del gasolio in questo calcolo, perché non l'abbiamo guardato proprio. Quindi anche lì probabilmente dovremmo essere riusciti ad andare alla pari
ma non credo proprio, siamo andati in perdita. Però è interessante, sono interessanti questi progetti. Ora, io spero che ognuno di voi colga il lato positivo di fare progetti del genere e di esporsi pubblicamente davanti a tutti raccontandovi non gli errori, perché definirli errori sono sbagliati, gli esperimenti che si fanno, e quando si fanno gli esperimenti si sbaglia e si riprova. Ora, qua sotto ci sono i commenti, io spero che non ci siano tanti commenti ingiusti, ma ci siano dei commenti di gente che è più avanti, che io adoro, che mi dà dei consigli per migliorare. L'anno prossimo metterò giù le patate? Di sicuro per me sì, perché erano fotoniche quello che ho fatto. Non so se le vendiamo, dobbiamo capire prima se riusciamo a risolvere tutti i vari problemi. Ma questa è una prossima avventura. Mi raccomando, qua sotto aiutatemi nei commenti a migliorare. Vi è piaciuto questo format? Sì? No? Fatemi sapere. Farmer, ci vediamo al prossimo video. Ciao!